un'emozione grande perché pensavo di venire qui a parlare tra me e me, e invece siete in tanti. E questo mi fa molto piacere perché oltre al grande gruppo di lavoro che c'è stato in questi mesi, con persone che ci sono fin dal primo giorno e persone che sono arrivate a lavorare con noi nelle ultime settimane, devo dire che il calore e l'entusiasmo che c'è per lavorare per la nostra città è quello che più ci riempie di gratitudine e di voglia di fare ancora di più. Sono molto emozionata perché ricevere insomma il passaggio di testimone da un sindaco come il sindaco Alberto Rostagno non è poco. Alberto Rostagno è un medico e lo è stato anche per questa città. È stato medico per questa città perché ha curato una città in difficoltà, l'ha messa in piedi, l'ha portata a camminare e oggi abbiamo voglia di farla correre. E abbiamo voglia di metterci quell'energia in più, quella grinta in più per portarla a correre, per portare di nuovo Rivarolo alla ribalta. Possiamo farlo insieme perché abbiamo una squadra composta da tante energie, da tante voci. Una lista civica in cui ci sono tante anime, in cui nessuna anima ha intenzione di nascondere la propria identità, ma in cui c'è tanta voglia di collaborare, dialogare e soprattutto arrivare a fare sintesi, perché la città ha bisogno di ogni singola voce che vogliamo portare all'ascolto di tutti. La vogliamo portare sia nella stesura del programma oggi, ascoltando le voci che hanno voluto parlare con noi, ma le vogliamo portare ancora di più domani, se l'elettorato vorrà, parlando anche con chi invece discorda da noi. Perché anche proprio parlando con chi non pensa come noi ed è un punto di vista diverso dal nostro che possiamo rendere la nostra città ancora più grande e ancora più forte. Piove a dirotto. Avrei voluto tantissimo che questo momento e questa apertura di campagna l'avessimo fatta al spazio elementare, nel nuovo parco creato e progettato dall'amministrazione Rostagno primo mandato, realizzato e poi non inaugurato in periodo Covid, quando finalmente però è stato restituito alla cittadinanza uno spazio magico importante, che è uno spazio magico importante anche per me come persona, come donna, come figlia di una mamma e di un papà che si sono conosciuti a Torino. Io sono nata a Torino, con nonni valchiusellesi, e che mi portavano sempre in viaggio tra Torino e Isiglio e la Valchiusella, passando da un cuore, che è Rivarolo. Per chi mi conosce sa che ho una forte passione cinofila, essere tecnico sportivo cinofilo è il mio mestiere. Il mio primo cagnolino me lo prese proprio il mio nonno al mercato, e quindi questi luoghi evocativi avevo voglia di condividerli con voi e con la cittadinanza. La scuola, dove la mia mamma ha lavorato con tante persone che sono qui oggi, e che è stato il luogo che io attraversavo tutti i giorni. Quando poi ci siamo trasferiti a Rivarolo avevo 8 anni, ed è il luogo in cui io mi sono sentita veramente accolta, cosa che a Torino non succedeva, attenzione, Rivarolo in questo è stato grandioso. A Torino non c'era la voglia di dialogare, di scoprire culture diverse, una storia diversa. A Rivarolo c'è stata, con delle maestre e dei maestri eccezionali, e ce n'è qualcuno mia anche qui, c'è la maestra Dina, con cui in quinta elementare volevo andare a fare un viaggio in Canada, me lo ricordo ancora il tema di quinta elementare. E c'è stato veramente un calore in quello spazio elementare, che mi ha fatto sentire a casa e che mi ha fatto sentire me una rivarolese. E questo è veramente il motivo per cui oggi sono qui a prestare servizio per questa città e a donare tutto quello che io posso, tutte le mie energie alla città che amo, che mi ha cresciuta nei valori.
I miei genitori hanno scelto Rivarolo perché io potessi andare in bicicletta nelle frazioni, perché io potessi vedere i cigli con i papaveri rossi che a Torino non ci sono. E questo è il motivo per cui Rivarolo è magica, perché è un ponte tra la montagna e la città, densa di servizi, e può dare tantissimo e può essere tantissimo. Io in questo credo profondamente. E so che ogni persona che è qui oggi, che ha lavorato con me oggi, è qui per lavorare in questo senso. Abbiamo parlato tanto di benessere. Noi vogliamo una città in cui si stia bene. Vogliamo una città in cui si stia bene economicamente, ma in cui ci si senta inclusi socialmente, un benessere sociale, un benessere fisico, una città dove possiamo andare a camminare ed essere in campagna in un attimo, dove possiamo andare a lavorare in bicicletta e dove anzi vogliamo lottare perché questo si possa fare sempre di più e lavorare, progettare perché questo si possa fare sempre di più. Beh, questi sono i valori che la mia famiglia mi ha trasmesso portandomi qui, in questo luogo. Quindi tra il mercato dove ho avuto il mio primo cagnolino, la scuola e qui davanti al Palazzo Comunale, che è il luogo dove sento di aver prestato servizio con tutto quello che potevo. Qualcuno se lo chiede, l'ho detto prima, io ho scelto di rinunciare alla mia professione, di sospendere la mia professione e ho piacere di ribadirlo, di essere un tecnico sportivo, perché in un anno in cui la riforma dello sport ha portato anche il ruolo dei tecnici sportivi ad essere riconosciuti come professionisti, ad entrare nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, con tutte le difficoltà che in realtà questo porta, mi fa sentire ancora più motivata nel difendere questo tipo di professione. E questo ho piacere di raccontarvelo perché voglio che sappiate che per me è stato un sacrificio grande sospenderlo, ma allo stesso tempo è stato un sentimento di dovere e di riconoscenza che io ho sentito veramente di dover dare ai cittadini che mi hanno eletta e al sindaco che ha scelto di darmi uno degli assessorati più importanti e strategici per questa città. Quindi ho voluto dedicare ogni singolo momento della mia giornata a lavorare per questa città. E i miei bimbi che sono qui lo sanno, perché qualche volta mi aspettano a casa qualche momento in più e qualche volta vengono a partecipare. Io devo dire con la mia piccola Ginevra, che è in piena campagna elettorale, chiedo scusa a tutti i compagni di classe di Ginni perché porterà volantini e a gogo, è una soldatessa. E devo dire che questo per me è tutto quello che io ho piacere di dare, l'energia che ho piacere di dare e che ho ritrovato nella mia squadra. Tutte persone che, candidati o non candidati, da mesi si trovano per discutere del futuro di questa città. Guardate che eccezionale, perché non è più così scontato partecipare. E noi vogliamo avere l'ambizione di riconquistare le persone che si sono allontanate dalla politica, che guardano la politica con fare sfiduciato. Noi vogliamo riportarle a occuparsi della cosa pubblica, un appello al voto, qualunque esso sia, ma perché è il primo passo per una reale partecipazione. E libertà è partecipazione. Fare insieme, partecipare è quello che può davvero cambiare il volto di questa città. Io ringrazio ancora una volta la squadra che mi ha sostenuto e che mi ha chiesto di essere la candidata sindaco o sindaca. Sei l'unica candidata. Dal pubblico suggeriscono che Agnese e Duco Chinà sono uomini, ma credo che fosse condiviso. Che tra l'altro saluto perché comunque stiamo iniziando con loro un'avventura veramente importante per questa città e ognuno di noi so che darà il proprio contributo e porterà la propria forza a questa città. Noi possiamo unire la competenza di una storia, perché tra queste fila vedete persone che fanno e si occupano di politica da molto tempo, con vestiti diversi, chi nel consiglio comunale, chi nel sindacato, chi nelle associazioni, e allo stesso tempo vedete volti nuovi che hanno deciso di
fidarsi e affidarsi a questo gruppo per mettere a condivisione le proprie esperienze, le proprie conoscenze e portare a casa nuovi obiettivi. Questa è veramente l'energia che cercavamo, e tutte le volte che pensavamo a una candidatura il commento veniva spontaneo: senti che bella energia che c'è, perché si è creato, ognuno si è impegnato a cercare, a proporre, e abbiamo voluto costruire un programma che avesse il coraggio di guardare al qui e ora, perché siamo coscienti, proprio perché lavoriamo dall'interno della macchina amministrativa, che c'è molto da fare per dare delle risposte concrete oggi, qui, adesso, su svariati temi, e allo stesso tempo però un gruppo che ha voglia di visione. Un mio caro amico, consigliere comunale, mi ha detto: ricordati di parlare di come mi sono presentato io. Giovane! Dal pubblico suggeriscono giovane. Mi hanno chiesto di parlare di coraggio, coerenza e fantasia. E sono termini che a questa squadra non mancano. Non è mancata la coerenza nel prendere anche decisioni difficili, poco di comodo, ma che ci hanno permesso di poter lavorare sempre con una linea, con coraggio, per affrontare una sfida che sarà importante, ma sono certa che il calore di tutti ci porterà comunque a dare il meglio e a fare il massimo e a dare la proposta più forte e importante che potremo trasmettere. Bravo. Di fantasia, perché abbiamo detto che vogliamo correre, quindi ora vogliamo essere anche un po' fantasiosi nell'approcciare alcuni problemi che conosciamo e che non vogliamo che ci schiaccino, vogliamo anzi affrontarli, come dicevamo prima, con coraggio. E tutto questo si riassume nel cuore. Il cuore che è presente nel nostro logo, che è un simbolo tutto fuorché banale. Il cuore è coraggio, il cuore è il centro del nostro agire, il cuore è empatia e attenzione al nostro prossimo, e Rivarolo è cuore del canavese. Grazie. L'applauso però è per tutti voi, perché senza di voi questa candidatura così matta e straordinaria non ci sarebbe, quindi l'applauso è tutto da girare a ognuno di voi, e grazie per tutto quello che in questo mese faremo insieme. Sarà altrettanto straordinario e matto, ma è quello che ci fa sentire vivi, ci fa sentire battere forte il cuore per la nostra città. Auguri, da parte di tutti.